Italia Muro. Numero 1 del Presidente, programma Italia-Francia Eurotratto. Approvato. 2 del Presidente, approvazione con profilo di adesione tra Regione Expo 2015, partecipazione ecosistema di servizi interoperabili nell'ambito dell'evento Expo. Poi arriviamo al 18. Del Presidente, approvazione e modifica allo statuto dell'ASP di Santa Maria Rita Ligure. 19. Presidente, Convenzione Ligure, Università di Studio, DISFA relativa a studi fauna selvatica della terra, approvazione piano attività, impegno euro 100.450. Numero 20, Vicepresidente, progetto di ricerca sanitaria, impegno di spesa a favore del Gaslini, euro 300.000. Numero 21, Vicepresidente, progetto di ricerca, impegno di spesa a favore di Gaslini, San Martino. Del 20, 22, del Vicepresidente, individuazione centri prescrittori farmaci. Numero 23, decreto legislativo, esami di laboratorio, impegno a favore. Poi numero 25, rimborso spese per interventi trapianto. 26, prestazioni di idroterapia erogate. Numero 27, finanziamento per la consulianza. 28, norme in materia di procreazione assistita. Numero 29, dalla 29 alla 32, accreditamento. Numero 33 del Vicepresidente, indirizzi per il controllo ufficiale dei laboratori che devono analisi. Numero 34, approvazione come centro regione CNR. Numero 35, approvazione in criteri indirizzi per la formazione degli operatori del settore alimentare. Numero 36, impegno di euro aziende sanitarie enti equiparati. È 1.993.120. Numero 37, finanziamento dell'attività ospedaliera erogata dal settore privato accreditata a favore dei cittadini residenti fuori regioni, quindi di spero 10.532.756. Numero 38, vicepresidente. Sì. Sono quelli che non abbiamo mai recuperato a Roma. No, 37. Ah no, questo sì, sole no, no, questo è quello che mettiamo noi per la copertura dell'attuazione. Finanziamo le aziende dei pazienti che arrivano da fuori regione. Numero 38, del Vicepresidente sussidi agli anziani con impegno di spesa. Numero 39, Vicepresidente, recepimento dell'intesa, 30 ottobre, Stato Regione, accertamenti medico-legali. Numero 40, approvazione del riparto dei fondi provenienti dallo Stato per il rimborso proprio per le spese delle ASL, impegni di euro per 140.000,43. Numero 41, assessore Barbagallo, aggiornamento del piano regionale incendio boschivo. Numero 42, assessore Barbagallo, convenzione regione vista per pianti piloti in area marginale entro terra di Levante. Numero 43, assegnazione a favore di alcune amministrazioni comunali, alberi monumentali, impegno di spesa. Numero 44, assessore Barbagallo, approvazione del piano regionale per interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, impegno di spesa per il mio camere. Numero 45, assessore Berlangeri, progetto Borbi d'Eccellenza, anche qua impegno di spesa di Agenzia di Liguria. Numero 46, assegnazione alle province, assessore sempre Berlangeri. Numero 47, assessori Berlangeri e Guccinelli, programma attuativo regionale FSC, complessi monumentali, concessioni e contributi. Questa va ormai, no? Sì. Hanno già firmato il contratto. Numero 48, assessore Guccinelli, integrazione in carico a Liguria Ricerca, per il programma Alcotra, portare Alcotra, euro 12.932. Numero 49, assessore Guccinelli, autorizzazione a presentare ulteriori progetti a valere sulla misura 3.1 in per 200.000 euro, affidamento a Liguria. Numero 50, assessore Guccinelli, affidamento a Liguria Ricerca, la compagnia di spesa. Numero 51, assessore Guccinelli, approvazione di disposizioni. Numero 52, approvazione convenzioni comuni, impegno di spesa. 54, assessore Rambaudi, progetto alleanza a valere sul fondo europeo per i rifugiati in piedi di 30.000 euro. Numero 55, sperimentazione, modello di intervento, programma di intervento prevenzione, funzionalizzazione, impegno di spesa, e numero 56, assessore Rambaud, assegnazione e contributo all'Università degli Studi con impegno di spesa. Numero 57, assessore Rambaud, finanziamento agli oratori, impegno di spesa 100.000. Numero 58, assessore Rambaud, attività dell'agenzia.
numero 59 a sostegno alle famiglie, numero 60 in 60 c'è un errore di una cifra, ma non segnalato dall'ufficio, quello correggono dopo. Ci sono due cifre incrociate. Vabbè, ah, vediamo, correggete. Poi. Anzi, le cifre che gli occhi. Sì, sono incrociate. Numero 61, contributo per il proprio domani al centro, associazione dell'attività della fiera progetto regionale, impegno di spesa. Educativo, bisognava aggiungere. Assessore Rossetica, delegato all'assessore Rambaudi, approvazione schema di protocollo d'intesa Ligure, sezione italiana per l'informatica. Numero 63, autorizzazione e impegno di 30.000 euro per ore di Arsene. Numero 64, approvazione schema di protocollo d'intesa tra alcune regioni. Rossetti e Vesco. Numero 65, assessore Rossetti, contratto ospitalità postazione impianto radio sul Monte Telegrafo, un impegno di spesa. Numero 67, assessori Rossetti, vicepresidente, deliberazione 748, direttore ASI 5 Spezzino, bilancio di esercizio. Numero 68, assessore Rossetti, legge 1295, integrazione contributi enti parco. Con il relativo impegno di spesa. Numero 69, assessori Vesco e Rossetti, ammortizzatori sociali in deroga, trasferimento all'INPS, impegno di spesa euro 1.118.970. Numero 70, assessore Vesco, autorizzazione alle province Ligure per l'apertura e gestione di cantieri scuola-lavoro, impegno di spesa. Questa delibera è quel progetto che consentirà ai comuni di mettere in atto dei cantieri di scuola lavoro per persone a cui manca 2 anni al raggiungimento dell'età pensionabile. È una situazione di grave criticità che stiamo evidenziando. Abbiamo trovato un po' di risorse sui vari capitoli di bilancio della legge 30 e dei progetti passati. Quindi però per esempio, ma questa che mettiamo sugli edili in generale? In generale, però, sono poi siccome molti lavori sono dedicati appunto a manutenzioni, ripristino, ovvio che gli edili avranno una maggiore facilità. Questo qua viene finanziato, il lavoratore percepirà un'indennità di 50 euro al giorno per circa 22 giorni. Quindi abbiamo fatto un accordo con l'INPS che c'è anche. Somma la pensione. Questi non percepiscono nessun reddito, eh? Cioè, questi non hanno ammortizzatore, questi devono proprio essere disoccupati senza e avere il requisito che in 2 anni, quindi noi li accompagniamo in questo progetto di fatto al raggiungimento della pensione, perché abbiamo fatto un accordo con l'INPS che ci consiglia. Ci sei a Luna? Sì. Che ci consiglia i contributi figurativi per la gente di Sciamunezza. Siccome il 50% lo devo mettere i comuni, circa 1 milione di euro, io penso che su questa cosa qua potremmo fare più di 100 persone. Questo qui vale per 1 anno o 2 anni? Questo vale per 1 anno. E poi bisogna trovare, poi bisogna anche così via. Però tanto non ce l'abbiamo. Però nella legge 30 ci sono quest'anno i soldi che consentono, si decide di proseguire anche per il secondo anno, quindi una scelta. Le risorse ci sono già nel bilancio sulla legge 30, quindi bisogna per non utilizzare altrove che soldi. La decido adesso, però diciamo, mi sembra una cosa buona questa, 100 persone. Tipo di 4 miliardi euro al mese, con 6.000 euro sono circa 100 persone in questi anni. 80-85. 900.000 euro, devo fare metà i comuni con noi. Sì, ma sono, su qua c'è una cosa perché c'è un'altra cosa, sono 465 euro. I numeri diamo di bene di là, siamo sicuri che sono 100 persone che mettiamo in posto? Dipende dai comuni che aderiscono, però chiaro. Il conto che con una quota di 6.000 euro all'anno di avere una persona fissa che lavora stabilmente per loro senza un migliore sentito, senza una buona. Cioè, 1.200 euro. La legge dice che deve avere 50 euro al giorno, però non può lavorare al massimo 22 giorni, mentre gli passano a lavorare 20, sono 1.000 euro al mese. Loro. Vabbè, che i vari lodi netti sono poco lontani, no? Sì. C'è un minimo di aiuto, cioè, va bene.
lo presentiamo oggi, no? Allora, sono poi sacco. No, la cosa importante è che avendo 2 anni per guadagnare in pensione, poi non c'è più Cristiano, cioè, questo tra l'altro vi posso assicurare, dalle lettere che arrivano non verrà mai di dentro, per esempio. Non hanno nessuna possibilità di essere. Allora, nell'assessore Rambaudi, trasferimento a FIRS del fondo gestione procedure in attuazione intesa conciliazione tempi di vita e di lavoro, impegno totale di €394.000. Poi, dell'assessore Vesco, decreto legislativo 422/97, articolo 9, contratto di servizio 2009-2014 tra Regione Liguria e Trenitalia per il trasporto ferroviario, autorizzazione al programma di esercizio in vigore al 14 dicembre 2014. La proroga di 6 mesi del contratto di servizio. Qualità di condizione. Qualità di costo. Costo e servizio, cioè quindi nulla cambia per 6 mesi. Vicepresidente, piano regionale prevenzione vaccinale aggiornamento 2015 e piano regionale della prevenzione 2014-2018. Del Presidente, concessione del patrocinio, adesione a iniziative di interesse regionale. E quindi via. Assessore Guccinelli, PORFES 2007-2013, assistenza tecnica, proroga validità convenzione con IRE. Assessore Guccinelli, PORFES 2007-2013, misura 1.24, ingegneria finanziaria, imputazione quote di fondi. Nella questione dei commercianti. Sì. A oggi siamo a 240 commercianti, imprese. Sono state finanziate 247 imprese, erogato 3.2 milioni, concesso 3.8 milioni. La Camera di Commercio conta da fine anno di arrivare a 400. 2007. E poi assessore sempre Guccinelli, PORFES 2007-2013, misura 1.24, ingegneria finanziaria, fondo prestiti partecipativi, chiusura sportello. Via. Vicepresidente, assenza alla sottoscrizione da parte del commissario liquidatore della soppressa comunità montana dell'Oliva Alta Valle Arroce di programma per subentro di comuni. Marcello, di no, le cose le ho sbagliato il precedente, ho sbagliato io. Assessore Paita, disposizione per la gestione dell'emergenza rifiuti relativa al periodo dicembre 2014-2015. Vicepresidente, prevenzione sport e anche assessore Rossi, prevenzione sport, progetto un tuffo nella salute a 10.000. Va integrata questa. No, bisogna aggiungere un'integrazione. Da dire che i 100 che partecipano al progetto hanno l'esenzione dal pagamento dei titoli se dovuti. Poi saranno pochissimi quello che tutta gente di reddito. Tutti questi che sono tante, poi il bilancio segreteria devono avere un problema. Va bene? Perché qualcosa deve portare il primo. Assessore Barbagallo. Non questo, in generale, sono veramente tanti. Assessore Barbagallo, approvazione linea guida della legge regionale 36 del 21 novembre 2013. Assessore Paita, approvazione piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche, comprensivo di piani di monitoraggio. Ah, ma questa è una proposta al consiglio, va bene, è finita poi in mezzo, come ne facciamo dopo, ma fa lo stesso. Aggiornamento al piano di rifiuti. Esatto. Assessore Vesco, progetto regionale cofinanziato da UE, Fondo Europeo per l'integrazione dei cittadini paesi terzi, imparo italiano in Liguria 4, prima anticipo in fondo impegno di spesa.
assessore Rossetti e direi vicepresidente, sì. Fondo Sanitario Nazionale 2014, sistemazione contabile delle poste di mobilità attiva e passiva. Assessore Cascino, una proposta al Consiglio. Nulla osta a variare ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 36 a variare il PTCP, PUC di Albissola Superiore. Una proposta al Consiglio. Assessore Cascino, parere ex articolo 44,7 legge 36, la variante PUC del comune di Albissola Superiore. Nuovo distretto di trasformazione. Assessori Rossetti e vicepresidente, ripiano perdite pregresse delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale anno 2014 annualità. Oggi va bene, annualità 2004, sono occhiali. Sono 2004, annualità 2014, anno 2004, annualità 2014. Assessore Vesco, rinnovo del protocollo di intesa tra Regione e Provincia e il Tribunale della Spezia per attività socialmente utile, con estensione attività di tirocinio disoccupati ultra cinquantenni, impegno di euro 10.026. Presidente, programmazione dei fondi strutturali di investimento europeo per il periodo 2014-2020, designazione dell'autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit. Assessore Berlangeri, reggere... Cosa vuol dire quella lì? Programmazione. Gente, controllo del sistema regionale. Non ho visto neanche il mio settore. Stavo 30. La mettiamo in sacco il 30. Assessore Berlangeri, legge 10 del 2006, articolo 11, contributi a soggetti pubblici e privati per eventi di preparazione nell'ambito dell'attività cinematografica, spettacolo dal vivo e cultura 88.000 euro. Grazie. È un elenco? Sì. Del Presidente. Fai una copia tu? Sì, sì. Volete fare la presa? No. Assessore Rambaudi, sperimentazione del modello di intervento, programma di intervento per la prevenzione e istituzionalizzazione, impegno di euro 25.000. Assessore Rossetti, assegnazione alle province della regione Liguria dei fondi necessari per il finanziamento di progetti formativi destinati ai lavoratori nell'ambito della legge 53 del 2000, annualità 2010-2011. 12.13, impegno di euro 1.581.331. Assessori Rossetti e vicepresidente, deliberazione 19 del Consiglio di amministrazione, ente ospedaliero Galliero, bilancio di esercizio. Assessore Buccinelli, progetto retrospettivo RA10, realizzazione di nuovo parcheggio in via Molassana su area in fregio argine destro torrente Bisagno a monte della confluenza di via Piacenza e anche no soltanto e anche l'assessore Paita vicepresidente assegnazione alle aziende sanitarie Dentia del servizio sanitario delle risorse relative extracomunitarie regolari impegno di euro 4.636.121. Vicepresidente, ricognizione e programmazione del fabbisogno di personale di aziende, enti ed istituti del servizio sanitario regionale per l'anno 2015. Vicepresidente, determinazione AIFA, 12 novembre 2014, individuazione centri prescrittori medicinali, patite cronica C, Sovaldi, direttive vincolanti, impegno di euro 4 milioni. Vicepresidente, centri di riferimento regionale per la neuroriabilitazione e finanziamento anno 2014, impegno di euro 358.000.
Vicepresidente, orari di funzionamento struttura regionale di coordinamento e processo di informatizzazione delle strutture trasfusionali, impegno di euro 150 a favore del San Martino. Vale, ovviamente mi ho trovato un po' tutto. Vicepresidente, quota vincolata per finalità di prevenzione e cura fibrosi cistica, impegno di euro a favore del Gardini. Vicepresidente, impegno di euro 505.000 a favore di San Martino, Gasdini, Galliera per prestazioni sanitarie di alta specialità, no, specialità a favore dei cittadini stranieri. Vicepresidente, accreditamento del servizio trasfusionale al Bue Savonese. Quella lì che abbiamo appena fatto. Sono soprattutto bambini che vengono da paesi non comunitari. Assessore Boitano, legge 23 del 96 articolo 7, accordo tra Regione Ligure, Regione Toscana, provincia di Pisa, gestione condivisa manutenzione e sviluppo anagrafe edilizia scolastica, impegno di euro 30.000. Cosa della rigenerazione? Se la fai portare al Trento o a Geniale? Sì, sono in fondo. Dell'assessore Cucinelli una richiesta di parere al Consiglio su bozza di regolamento, modifiche del regolamento regionale 6, e poi dell'assessore Rambardi, anche questa è una richiesta del parere, però su bozza di deliberazione, linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia. Poi un'altra deliberazione dell'assessore Vesco, accordo di programmazione e sviluppo di sistemi interventi finalizzati per l'integrazione e l'inserimento lavorativo dei cittadini migranti regolarmente presenti in Italia in carico alla sottoscrizione dell'accordo di programma. E poi dell'assessore Vesco, approvazione dell'incarico ad Ars Ligure per attività di informazione e comunicazione per il programma Garanzia per i Giovani con relativo impegno di spesa. Poi ci sono due argomenti. Sì. Lì urgente, sono io, buongiorno. Enrico, quello lì delle Garanzie Giovani urgente. Sì, no, no, non è meglio, andiamo su. Siamo andati, non è che diranno che domani tirano palla. Andiamo all'agenzia. Ciao, ciao. No, non mi dice neanche più. Adesso sto vissuto, sì. Ma questo è da solo 57 euro. Ciao, ciao, ciao. Sì. Sono scriviamo 30. Sì, sì, sì. Sì, sì. Solo per la comunicazione, Se connette questo in automatico lo fa, quindi forse tu sai quella che vuole che serve quella, no? Quella interna che non va. Quella interna, sì, però se la c'è. Sì, 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 sì. E poi al massimo dice non la provo. Per avere un problema di passo, è troppo caldo. Siamo come i militari che decidono che il 3 novembre c'è la divisa invernale, anche se è caldo, è divisa invernale. A casa nostra abbiamo abbassato. Anche nel mio figlio ho abbassato. A volte c'è persino freddo, però basta poi aggiustare un po'.
non sta bene. Ma non sono succo, l'avevo capito. E tu quindi non ci sono, l'avevi già fermato prima. Vedo più logo nel pensiero. Era 5 ore e mezzo in campo, eh? Sì, io. A domani. Sono già scarico. È a Doha? Come faccio ad andare a Doha? L'aereo. Ti piace? Adesso la voglio con le luci, però non c'ha le luci. Poi andare in giro di notte. Così andare in giro di notte. Come luce o giro di notte? Tipo un po' di tipo pochi d'artificio. Quando le donne ci piaccia un po' qua. Comincio a me. Non hai capito. Il solito malizioso io. Ma confermata? Ma è una bella notizia. Che cazzo. Era già qua che stava. No, ma dai, abbiamo finito. Allora ci sono solo, allora ancora due argomenti. Allora, un argomento del Presidente, provvedimenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici occorsi sul territorio ligure dal 9 al 13 ottobre, dal 3 al 18 novembre 2014. L'ho fatta oggi o si può fare il 30? Perché il 30 bisogna deliberare. Allora, guardatelo un po' perché non c'è manco nessuno. Fate una vera coppia tutto. 6 grammi. Bravi di meno di qui. Cioè pensavi di meno? No, ma dico 7,50, quindi ho guadagnato 110. Ma la fa a tutti quel tentato di tagliare. 200.000 chiavi, 1 milione dello sport. Questa è la buona. Io mi attendo, l'altra l'ha fatta avere il tentato di tagliare. Perché bisogna fare facciamo. E poi un altro argomento dell'assessore Berlangeri, partecipazione di Regione Liguria all'Expo 2015. Poi ci sono delle comunicazioni. Allora, il Presidente, giorno della memoria, Coreia Ligure, il 21 gennaio 2015, un amministratore. Non c'è discussione. 21 gennaio 10.30. Poi, invece, vabbè, giorno della memoria, ma presso il Consiglio, quindi si richiede il gonfalone e quindi... Grazie. E poi il pellegrinaggio, invece, ad Assisi. Io chiedo che vada, sono i giovani per segretario pubblico, quindi ci va adesso. E cioè volentieri, no? Se non c'è nessuno, qui c'è già stato una scorsa. Vabbè, poi vediamo. C'è qualche altro collega che non è mai andato. Poi facciamo anche la volentieri. Ma quando è? Febbraio, 9-13 febbraio. Cuccinelli? No, uno solo. Ah, con Vesco? Che siamo d'accordo noi, dai. Non l'ho mai fatta. Ma io dico, ma guarda, io l'avrei fatta se non fosse che 90 su 100 sono a Roma, si comincia a fine febbraio. All'ultimo, poi vediamo. E una comunicazione dell'assessore Rossetti di adesione alla stazione appaltante. Si può chiudere. Allora, schede, bilancio, sul cantiere, presentiamo tre cose di... Della...
5.